L'ultimo episodio di violenza risale alla scorsa settimana, quando una donna è stata abusata nel sottopasso di Piazza della Croce Rossa a Porta Pia, l'ennesimo caso che incute terrore. Non ci entrerei mai, tipo un portale per l'inferno. Ho paura. Il Campidoglio si è messo in moto per riqualificare questi ambienti abbandonati e insicuri e affidarli in gestione all'associazione attività commerciali, come librerie e aziende high-tech. Contattato dall'UMSA News, il Comune ha dichiarato di non avere ancora completa contezza della situazione, ma di star lavorando alla riqualificazione dei sottopassi. Intanto domenica 29 settembre l'AMA ha dato il via a un'operazione di pulizia proprio qui nel sottopasso di Piazza della Croce Rossa. Hanno sgomberato l'area da tende, cartoni, residui di cibo, spazzatura. Eppure non tutte le associazioni credono che questa possa essere la soluzione. Sono assolutamente d'accordo che vengano riqualificate. Bene, e che ci sia un mantenimento dopo. Non sono d'accordo però a prendere lo sporco e a metterlo sotto lo zerbino. Molti sottopassi inoltre non possono essere tombati perché servono ai pedoni per attraversare le strade. Un paradosso a scapito della sicurezza.